Oddio. È mezzogiorno e non riesco ad alzarmi. Non riesco neanche ad aprire gli occhi. Allora, adesso ho ancora il cerotto sul naso perché lo devo mettere di notte. Però poi di giorno lo posso togliere, quindi lo tolgo. Oddio, quel gallo. Cioè, il famoso gallo, il gallo mio vicino di casa, continua a cantare da tutta la notte. Cioè, tutta la notte che canta. Se non sapete di cosa sto parlando, dovete guardare il vlog di domenica scorsa sul canale del cameraman che vi linko nell'info box. Comunque, sto gallo. Ah, che male, oddio, fa malissimo togliere il cerotto. Comunque sto gallo, non smette di cantare, non smette di cantare. Ecco qua il nasino. Tanto, tanto, tanto carino. Tanto carino. Ah, oggi è una giornata un po' di merda, sì. Sì, insomma, non è proprio il massimo. Sì, sono completamente nuda davanti alla finestra. Oh, guardate questa rosicona di merda cosa scrive. Ed ora è il momento di cambiare il look. Sii meno volgare, è l'età giusta per farlo, non è sempre carnevale. Inizia dal colore della tua auto. Sei una bella persona e al di là delle tue esigenze lavorative dovresti mostrarti meno clownesca. Questa è la foto su cui ha scritto questo commento, che ieri ho fatto queste foto e sono bellissime. Cioè, io adoro. Poi ne ho fatta, cioè, veramente ho fatto. Ci ho messo un pomeriggio intero per fare una foto. E poi c'è anche questa qua che mi piace troppo, però è venuta mossa, fuori fuoco. Sto facendo un sugo magnifico, che praticamente lo sto solo scaldando perché è già pronto. È un sugo alle nocciole e l'ho preso da Italy, cioè è un sugo alle nocciole, una cosa buonissima, veramente. Qua il mio piattone di pasta giornaliero, cioè veramente tantissima. Sì, lo so, a volte esagero, ma questo è tipo il momento più bello della giornata. Sono incazzata per quel commento sulla macchina perché vi giuro che, cioè, preferisco che insultino me. Ma quando criticano la mia macchina io mi incazzo come una bestia, perché per me, cioè per me la mia macchina è come se fosse mia figlia e guai a chi me la insulta. E tra l'altro stanotte ho pure sognato che me la rubavano, cioè era un sogno premonitore del fatto che qualche moralista mi avrebbe rotto i coglioni sulla mia macchina, ed è una cosa che veramente mi fa incazzare, ma mi fa incazzare. Che veramente spero che quella non si ritrovi mai sulla mia strada. E oltretutto una cosa che odio, ma proprio odio, io odio le persone, ma le odio non, come dire, mi stanno sul cazzo, no, io proprio le odio, le persone che danno consigli. Ma che cazzo ti credi di essere? Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo te l'ha chiesto? C'è una cosa che non sopporto veramente, proprio c'è un odio profondo. Io preferisco la gente che mi insulta, preferisco il rosicone che mi dice sei un cesso, fai schifo, piuttosto che quella che mi viene a dare consigli non richiesti. È una cosa che non sopporto, il consiglio non richiesto, a meno che non sia dato da una persona, vabbè, ovvio che se mi dà un consiglio mia madre, ma se una persona che non conosci viene a darti un consiglio. Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? È una cosa che veramente odio profondamente. Preferisco veramente la gente che mi insulta. Preferirei mille rosiconi che mi insultano piuttosto che una persona che mi dà un consiglio non richiesto. Io odio anche quando mi viene detto anche cose tipo, ah, non metterti l'extension, stai meglio con i capelli senza extension. Ma io faccio quello che mi pare, ma perché devi venirmi a dire di non mettere l'extension? Poi vabbè, su quello sorvolo.
sui capelli, chi se ne frega, ce li diamo. È anche normale darsi consigli sui capelli, ci può stare. Ma perché devi venirmi a dire di cambiare il colore della macchina? O di cambiare il mio stile? Ma che cazzo ti credi di essere per venirmi a dire di cambiare il mio stile? Adesso io dovrei cambiare personalità, stile, i colori del mio look, i colori della mia macchina per te? Ma chi cazzo sei? Ma chi cazzo sei? Ma che cazzo vuoi? Un altro motivo per cui oggi mi girano è che allora il cameraman è incazzato con me perché io l'ho taggato nel video del ballo e quindi adesso deve ballare. Invece io sono incazzata con il cameraman perché prima gli ho detto, ho un'idea per un video che fa ridere. Gli ho detto questa idea che non vi dico perché se la farò poi non ve la dico, sarà una sorpresa. Comunque gli ho detto questa idea, gli ho spiegato questa idea e lui mi risponde, tutta entusiasta del tipo ho avuto un'idea figa, e lui mi risponde: a che cosa serve tutto ciò? Non dico niente perché veramente mi fa passare la voglia, cioè... Oggi giornata? No, oggi è un sabato di merda. Sto uscendo per andare a fare due commissioni e ho il culo moscissimo, cioè, perché per via della rinoplastica mi sto allenando, cioè mi sono allenato un po' meno, adesso sto ricominciando, speriamo di recuperare la forma, perché veramente sono senza, cioè non è che ce l'ho moscio, però è anche nel video in cui ballavo. Cioè veramente è piccolissimo sto culo, è proprio diventato piccolo, e quindi devo un po' fare un po' di squat pesante. Devo andare a cercare degli ingredienti per cotto e vloggato e spero di trovarli vicino casa, se no dovrò spostarmi con la mia macchina rosa. Allora, ho trovato quello che cercavo, però mi manca ancora un vino. Devo prendere il vino Cannonau, che però qua non è molto facile da trovare, quindi vi do un indizio: la prossima ricetta di cotto vloggato che registreremo domani sarà con il Cannonau, però non vi anticipo niente. Quindi adesso con la mia macchinina rosa mi dirigo all'Ipercop. Come si fa a criticare questa macchina? È così carina, cioè i coprisedili, il cuscino rosa che mi ha regalato il cameraman, cioè poi voglio dire il lettore MP3 rosa, il carica lettore MP3 USB rosa, l'ombrello rosa, e il pupazzetto, la paperella rosa, e c'è poi anche dentro anche rosa, è troppo bello così. Hello Kitty qui, poi qui c'è il geco rosa, tappetini con il cuoricino rosa. Cioè, come si fa a criticarla? Non si può criticarla. Cioè, io adoro la mia macchina e la amo. Però comunque ha parecchi chilometri. Adesso vi faccio vedere quanti chilometri ha. 119.000 e passa. E quindi io la cambierò comunque a breve, nel senso che comunque ha già 5 anni questa macchina. E la prossima macchina, cioè la macchina che voglio comprare in futuro, ovvero il sogno della mia vita, è l'Audi TT, però rosa. La farò rosa come questa, però sarà, spero, un Audi TT e la prenderò in futuro, ecco, la sto già progettando da parecchio tempo. Cioè, guardate come spicca rispetto alle altre macchine. Il bello di avere una macchina rosa è non perderla nei parcheggi. Cioè, io quando parcheggio nei parcheggi enormi, tipo quello dell'Ipercop, che vedete che, cioè, è immenso, io non perdo la macchina, cioè io seguo il rosa, io vedo il rosa, seguo il rosa e la trovo. Comunque questo naso è il top, scusate, momento naso. D'ora in poi nei miei vlog, penso che per i prossimi mesi, finché non mi abituo, avrete il momento naso in cui, oddio, che figo sto naso. Sì. E stanotte ho sognato
che praticamente mi rubavano la macchina e ho sognato che ero in un parcheggio a Sanremo, di quelli sotterranei, al parcheggio del Palafiori a Sanremo, e stavo tornando e non c'era più la mia macchina nel parcheggio in cui l'avevo parcheggiata, e al posto della mia macchina c'era una macchina beige, che era tipo una macchina d'epoca. A me piacciono molto le macchine d'epoca, però era beige, no? Insomma, nel mio sogno qualcuno si era preso la mia macchina rosa, si era rubato la mia macchina rosa, ma mi aveva lasciato in cambio una macchina d'epoca beige, con un bigliettino sul finestrino e con scritto: "Ti lascio questa macchina così puoi tornare a casa", una cosa del genere. Cioè, insomma, gentile, il ladro del mio sogno, no? Però io sono entrata nel sogno, sono entrata in crisi, mi sono messa a piangere perché non era rosa, la macchina che mi aveva lasciato in cambio, e si era presa la mia macchinina che io adoro, io amo la mia macchinina. Per quello che quando me la criticano mi incazzo così tanto perché io ho proprio un affetto per sta macchina. Si torna a casa. Questa luce, la luce del tramonto, che sono le 19:20. Io adoro veramente tantissimo questa luce. No, vabbè, ma questo, cioè, che cavolo è? Non ci credo, cioè, me lo porto fino a casa questo. Sta facendo la mia stessa identica strada e va ai 30 all'ora. Cioè, no, ma perché? Ma perché tutte a me? Una rosicona, senza offesa, ma sei bruttina. Dal fatto che non metta sue foto la vedo molto. Ok. Sono brutta. Anche se non sono offesa. Che cacchio mi succede? Ho visto la faccia di sta rosicona, mi si sono. Mi si sono fulminati i capelli. Dicevo, anche se non sono offesa, però onde evitare di diventare come quella rosicona, adesso mi alleno e mi faccio il Brazil Butt Lift. Ecco, io vi consiglio, invece di essere invidiose delle altre, fatevi sti cazzo di esercizi. Ah, ho finito di allenarmi, sono le 9:30. Intanto stavo mettendo a posto la spesa. Ho trovato il Candonau. E guardate questi peperoni piccolini, che carini. Carini, sono piccolissimi questi peperoni. Piccolissimi, piccolissimi. Sto facendo per cena il fegato alle cipolle. Questa è la mia cena. Io adoro il fegato, è proprio buono. Ne ho fatto un po' troppo, ma penso abbiate capito che le mie porzioni sono un po' abbondanti. Vorrei dire che praticamente c'è mezzo web che sta prendendo per il culo la rosicona di prima. E vorrei dire una cosa per tutte le persone che mi diranno: ma tu le critiche e gli insulti li devi ignorare. Io dico che non ignoro un bel niente perché non mi faccio insultare, cioè non è che se mi insulti io sto zitta. Non è che c'ho scritto Gesù Cristo in fronte. Se tu mi insulti devi accettarne le conseguenze del fatto che probabilmente io sono molto più stronza di te. Se tu mi manchi di rispetto io faccio la stessa cosa, non è che sto zitta. Poi vabbè, non è che posso rispondere a tutti comunque perché ricevo decine e decine di insulti, non è che posso rispondere a tutti, però quando capita l'occasione, lo faccio, quindi insomma ognuno deve essere conscio delle conseguenze dei propri gesti. Prima di fare una cosa deve anche pensare: se faccio questa cosa, se dico questa cosa, se manco di rispetto, che conseguenze avrò? È semplice, dovremmo farlo tutti. E niente, adesso il vlog è finito, io sto a casa stasera, il cameraman è uscito, quindi non lo vedrete in questo vlog, ma lo vedrete nel cotto e vloggato di giovedì. Lui è andato ad un concerto, cioè è andato a dei concerti in un locale e mi ha chiesto se andavo, però era concerti di roba che non mi piace. E io sono un po' schizzinosa in queste cose, a me la musica piace. Però sono un po' schizzinosa, nel senso che se non mi piace qualcosa, non mi piace proprio. Sono poco tollerante, quindi.
Cioè, sono poco tollerante verso la musica che non mi piace. Però se non mi piace, non mi piace, mi faccio due palle così se vado al concerto, e quindi non sono andata. Comunque io vi saluto, spero che questo vlog un po' movimentato, un po' così vi sia piaciuto. Vi mando un bacio. Ciao!